È un turismo che rispetta l'ambiente, la cultura locale, i valori del territorio. E poi non so, scrivi dei mezzi pubblici. Non so, il treno, il battello. Grazie. Niente. Amato dai turisti italiani e stranieri, cantato da poeti e scrittori, il lago di Garda unisce il fascino della natura e del paesaggio, il richiamo della storia. Suso in Italia bella, giace un lago. A piede l'Alpe che serra la Magna, sovra Tiralli, che ha nome Benaco. Il nostro viaggio comincia a Desenzano, è una delle più conosciute località turistiche del Garda. Tutti sanno che Desenzano fu fondato dai Romani e che conserva nei suoi monumenti un'incredibile traccia di questa origine. Proprio nel centro storico si trova una delle ville di lusso tardo antiche meglio conservate dell'intera città. L'edificio che un tempo si affacciava direttamente sul lago venne costruito alla fine del primo secolo, anche se quello che oggi è visibile appartiene alla prima metà del IV secolo d.C. Numerosi nella villa sono i pavimenti a mosaico di vario stile. Questa è la sala più importante, la stanza di rappresentanza, dove Dominus accoglieva i suoi ospiti. Questa è il Vitalio, cioè il giardino. La villa ha una parte rustica dove si svolgono le attività produttive. È visibile infatti un'impronta circolare che poteva corrispondere alla superficie di spremitura di un torchio per uva o olive. Prendiamo il battello!
con quale gioia e felicità ti rivedo, Sirmione, gioiello delle penisole e delle isole, fra tutte quelle che il duplice Nettuno accoglie nei chiari laghi e nei vasti mari. A stento credo di aver lasciato Latinia e le terre bitinie e di rivederti fuori da ogni pericolo. Salve, o bella Sirmione, gioisci del tuo Signore, e gioite voi, o lidie onde del lago, risuonate, risate tutte della casa. Sirmione è proprio un piccolo gioiello. La cittadina si allunga su un'esile penisola che si protende del lago. Una delle più interessanti aree archeologiche dell'Italia settentrionale è quella delle grotte di Catulfo. Si tratta di un lussuoso edificio privato costruito in una splendida posizione panoramica, all'estremità della penisola. La villa, edificata in età augustea, è nota con il nome di Grotte di Catullo, fin dal XV secolo, in quanto a quel tempo le rovine furono attribuite alla casa del grande poeta latino. Con la sua pianta di 167 metri di lunghezza per 105 metri di larghezza, è la più vasta ed organica villa romana del nord Italia. La parte nella quale ci troviamo adesso una volta corrispondeva a un giardino, invece questa parte centrale adesso è un elemento molto importante per la nostra zona. L'otium è più godibile, più vero e più intimo. Nessun seccatore si aggira nei dintorni. Tutto è calma e quiete. In più alla salubrità del territorio circostante vanno ad aggiungersi un cielo assai sereno e un'aria oltremodo pura. Là sto bene, nello spirito e nel corpo, come non altrimenti.